Benvenuti a tutti! Oggi parleremo di un santo molto amato e venerato in tutto il mondo, specialmente in Italia, Sant'Antonio Abate. In questo video scopriremo la sua vita, i suoi insegnamenti e l'eredità che ha lasciato per tutti noi. Nato in Egitto nel 251 d.C., Sant'Antonio Abate è considerato il fondatore della vita monastica. Da giovane, rinunciò a tutte le sue ricchezze e si ritirò nel deserto per dedicarsi alla preghiera, alla meditazione e all'ascesi. Tra gli insegnamenti di Sant'Antonio Abate, l'importanza della preghiera e della meditazione è fondamentale. Egli sosteneva che la preghiera fosse il mezzo per entrare in comunione con Dio e per purificare il cuore dalle tentazioni del mondo. Un altro importante insegnamento di Sant'Antonio è l'umiltà. Egli riteneva che l'orgoglio fosse la radice di tutti i mali e che solo attraverso l'umiltà si potesse raggiungere la vera comunione con Dio e con gli altri. Inoltre, Sant'Antonio Abate predicava l'importanza della carità e dell'amore verso il prossimo. Egli sosteneva che il vero cristiano dovesse essere pronto a condividere tutto ciò che possiede con chi è meno fortunato, seguendo l'esempio di Gesù. Oltre all'amore per il prossimo, Sant'Antonio Abate mostrava un grande amore per gli animali. È infatti il patrono degli animali domestici e viene spesso raffigurato con un maiale al suo fianco, simbolo della sua capacità di comunicare con il creato. La vita di Sant'Antonio Abate è stata segnata anche dalla lotta contro le tentazioni del demonio. Egli sosteneva che la preghiera, l'ascesi e la vigilanza fossero armi potenti per resistere alle insidie del male e per mantenere integra la propria anima. Un altro insegnamento fondamentale di Sant'Antonio è la perseveranza nella fede. Nonostante le difficoltà e le prove che la vita gli ha riservato, egli non ha mai smesso di credere nella bontà e nella misericordia di Dio, diventando un modello per tutti i cristiani. Sant'Antonio Abate è anche noto per aver ispirato la fondazione di numerose comunità monastiche. Le sue regole di vita, basate sulla preghiera, il lavoro e la condivisione, sono alla base della vita monastica cristiana ancora oggi. La figura di Sant'Antonio Abate è molto popolare anche nella cultura popolare italiana. Numerose feste e tradizioni sono legate alla sua memoria, come la benedizione degli animali il 17 gennaio, giorno in cui si celebra la sua festa. In conclusione, la vita e gli insegnamenti di Sant'Antonio Abate sono fonte di ispirazione per tutti noi. La sua dedizione alla preghiera, all'amore per il prossimo e alla lotta contro le tentazioni ci mostrano la via per una vita autenticamente cristiana. Grazie per aver seguito questo video sulla vita e gli insegnamenti di Sant'Antonio Abate. Speriamo che le sue parole e il suo esempio possano arricchire la vostra vita spirituale e aiutarvi a vivere una vita più autentica e vicina a Dio. Arrivederci e a presto!